L'autunno a Trino, una cittadina della piana di Vercelli, è spesso velato di grigio e bagnato di pioggia sottile. Le vaste risaie che la circondano riposano sotto un manto di nebbia. Il loro frutto, particolarmente prezioso in questa terra, è stato mietuto in estate. L'aratura e la semina del nuovo raccolto sono ancora lontane. Quasi fosse una zattera che emerge dalla pianura, qui rimane l'ultimo lembo della vasta foresta che un tempo andava dal Po alle Alpi. È il bosco delle sorti della Partecipanza. Suoi proprietari, oltre mille, sono gli eredi di coloro che nel 1275 lo ricevettero in dono da Guglielmo il Grande, marchese del Monferrato. Le rigide regole che da allora, immutate, disciplinano il taglio degli alberi, hanno consentito al bosco di sopravvivere fino a oggi. Partecipanza è il nome indicante la comunità dei proprietari del bosco, che in età romana fu sacro ad Apollo e alle divinità dei Celti. La prima domenica di novembre i membri della Partecipanza si riuniscono per sorteggiare, da qui il nome di Bosco delle Sorti, il loro quartarolo, cioè la porzione del bosco dove tagliare gli alberi contrassegnati. Potranno ricavarne legna da ardere per il solo riscaldamento delle proprie abitazioni, poiché da antico statuto è vietato farne commercio. Nimes è tra coloro che attendono di sapere quale quartarolo il destino abbia loro riservato, mentre Ivano presiede la cerimonia. Se il 30 aprile non si riesce a portare via tutto, se l'inverno permette o cosa, la legna rimane lì, come è scritto sullo statuto. Bon, se non ci sono domande, cominceremo a fare l'estrazione. Tradizione vuole che possa essere un bambino a compiere l'estrazione. Per il momento si è stati fortunati, dovevo poi ancora vedere sul posto, c'è roba che merita anche sostanziosa. Il territorio di Trino fu in antico bonificato su impulso dei frati cistercensi, che introdussero il sistema delle grange, edifici in origine destinati a magazzino di sementi e grano, che poi divennero grandi fattorie collegate al monastero. Numerose sono anche le vestigia religiose di grande pregio storico e architettonico, una delle quali è il santuario della Madonna delle Vigne. Sconsacrata in anni non lontani, la chiesa versa oggi in uno stato di completo abbandono, depredata dei serramenti, degli arredi e di ogni altro oggetto di valore che era in essa contenuto. Gli affreschi scolorano, soggetti alle ingiurie del tempo. Uno di questi rappresenta uno spartito detto del diavolo, perché si racconta che, suonandolo al contrario, si liberino gli spiriti demoniaci che infestano le rovine del luogo. Alla lungimiranza dei cistercensi si deve anche la cottura del riso, che dal XIV secolo è il prodotto principe del territorio. L'abbazia di Lucedio, fondata nel 1123, è stata per secoli il centro religioso ed insieme economico della zona.
Il vasto complesso di edifici dell'antica abbazia cistercense è oggi di proprietà privata, sede di una fiorente azienda risicola. Di particolare suggestione sono gli interni. La solenne e austera semplicità degli spazi ci ricorda il fervore religioso che animava gli antichi monaci, i quali, in obbedienza alla regola di San Benedetto, dedicavano ugual tempo alla preghiera e al lavoro. Con il minore ricorso a diserbanti e pesticidi, nelle risaie sono tornati a vivere insetti, anfibi e piccoli pesci. Gli aironi ne sono i predatori naturali. Vorace specie aliena e spesso dannosa per la fauna autoctona, è invece l'ibis sacro, uccello originario dell'Africa che si è diffuso in molte zone della Valle Padana. In annate particolarmente favorevoli, nel mese di novembre, campi e risaie offrono un singolare spettacolo di grande fascino. Un unico, sottilissimo velo bianco, un tul delicato, ricopre completamente i coltivi. È la straordinaria opera di innumerevoli minuscoli e pazienti tessitori, piccoli ragni, le cui uova si sono schiuse quasi contemporaneamente. Spinti da un irresistibile impulso ancestrale, i nuovi nati costruiscono tutti insieme le loro elaborate ragnatele. Quando nella luce dorata del mattino la rugiada vi si deposita, la sottilissima tela, mossa dalla brezza, risplende di mille iridescenti sfumature. Di primo mattino, Nimes e il marito Carlo si preparano per andare al bosco. Pur non essendo membri della partecipanza, sono stati delegati al taglio della legna da soci che vivono lontano. Non c'ho più la mano. Fermo. Fermo com'è. Carlo, sì? Al tele è pronta. Te. Bene, almeno. In dubbio su una posta. Te. Mi vedi, smorcalice. Non resta che provvedere agli strumenti necessari per quella che sarà una lunga giornata di duro lavoro. Ciao, hai caricato tutto? Sì. Ciao. Allora possiamo andare, ci incamminiamo perché oggi dobbiamo fare qualcosa. Ok. Adesso delimitiamo il nostro pezzo col palo che è stato segnato e mettiamo il giornale perché dobbiamo poterlo visualizzare anche dall'altra parte. Carlo, avete chi fa la misura? Deve fare la misura perché il legno stia nel carretto. Nel carro. E va benissimo così, va. È già bello di misura. Abbiamo la misura personale. E lì, o sotto qua e va bene. Per rendere più agevole il taglio degli alberi contrassegnati, occorre sgomberare il terreno dai rami caduti e dagli arbusti più piccoli, che, portati a misura, saranno poi caricati sul rimorchio del trattore. Ma non tutto sembra essere come sperato. L'estrazione è stata bellissima perché in base a quello che avevano stimato io dicevo è bello.
Invece quando siamo venuti a vedere è stata una delusione, perché non è la legna che ci aspettavamo in base a quello che era stato stimato. Poi vediamo poi alla fine, perché magari sembra così, poi alla fine qualcosa c'è. Ripetere gesti divenuti consueti nel corso degli anni conduce la mente a tempi lontani. Quando eravamo ragazzi, mio fratello è andato in collegio, è andato a studiare, e un mattino è arrivato su, mi fa: Nime, smetti i pantaloni di Luigi che dobbiamo andare a fare la legna. Avevo 11 anni e mezzo, avevo finito la quinta elementare. Dovevano ancora stabilire cosa potevamo fare. E allora quell'inverno lì sono andata con mio papà a fare la legna. Poi a me piace praticamente la campagna. Operare con la motosega è duro lavoro di braccia, che a Nime se viene risparmiato. Anche volendo non me la lascerebbero usare. A metterla in moto che ci va la forza. Poi diventa pesante. Diventa pesante. Perché è anche bello, né? Va giù da solo, non c'è da fare una volta che... Anche a me. Prima la tenevo tutto il giorno, la mattina o la sera. Ma il domenico? Ma dai! Qui qualcosa è qui. Spero. Guarda, c'è una bella casia. Domenico è un amico di vecchia data che ha ricevuto in sorte il taglio di un quartarolo confinante con quello di Nimes e Carlo. Chi si inoltra oggi nel Bosco delle Sorti deve pensare al valore che nei secoli ha avuto. La sua legna ha scaldato innumerevoli case. Le fascine hanno cotto pane. I rami più flessibili hanno legato vigne e fatto canestri. La vita di un'intera comunità ha avuto nel bosco una irrinunciabile risorsa, conservata e tramandata con cura di generazione in generazione. Ancora oggi, la legna dei suoi alberi più grandi dà calore e intimità alla casa di Nimes, di Domenico e di tanti altri. Nulla del bosco, come di ogni altra cosa nelle tradizioni contadine, doveva un tempo andare sprecato, neppure i rami più minuti. Le usavano molti i panettieri, c'erano una decina di forni e usavano tutte le fascine. Poi lentamente è venuta l'elettricità e non le hanno più usate. Le stufe economiche da cucina, anche per avviare il fuoco bisognava andare dalla roba fine, allora si usavano le fascine. La che non t'hai detto, non l'hai molata, bisognava darci il filo. In pensione non fa più niente. Domenico, poi ti fa? Ti fa niente, dai. Dì la verità. Che venti pagà? Che venti pagà? Ecco. Andiamo a prendere un goccio di tè. Andiamo a bere e a bagnarci il becco. La gola. Perché... Miseria. Adesso è dalle 8 che facciamo, È una delle poche donne che viene nel bosco, né? Che fosse unica, o unica. Una volta ce n'erano due o tre. No, che era la Semignanca. La Semignanca era quella della Rubella, la Maria. No, due o tre ero. Sì? Così, Siamo stanchi, ma andiamo bene. Andiamo bene, sì. Noi siamo sempre contenti, l'importante è essere in grado di lavorare, di essere stanchi e poi dire siamo arrivati fin qua e andiamo bene. Posta all'incrocio di importanti vie di comunicazione,
Trino conserva preziose vestigia del passato. Le sue case, le strade, i monumenti civili e religiosi sono un libro che il visitatore attento può sfogliare. I portici offrono riparo alla pioggia dell'autunno e alle nevicate dei lunghi inverni. Il rosso dei coppi e dei mattoni ci dice di terre argillose, di roventi fornaci. Qui, nel Medioevo, si tenne la riunione del Parlamento che affidò il marchesato all'Eramico al figlio dell'imperatrice di Bisanzio. Sempre qui, nel Rinascimento, visse e per anni operò un grande stampatore, Gabriele Giolito Ferrari, che editò la Commedia dantesca, attribuendole l'appellativo divina. Qui, infine, risiedette a lungo Camillo Benso di Cavour, artefice del Risorgimento, ricordato da un busto nella sala grande del Palazzo Civico. Cavour prese dimora nella Grangia di Leri. Profondo conoscitore del territorio, progettò e fece eseguire importanti opere di bonifica e canalizzazione. Duole profondamente vedere come oggi questi luoghi siano lasciati nell'abbandono, esposti alle ingiurie del tempo, aperti alla rapacità dei saccheggi, consegnati senza difesa all'inciviltà dei vandali. La coltivazione del riso ha nei secoli arricchito le tradizioni culinarie e a Trino, terra di gustose ricette, l'enogastronomia è diventata materia di studio. Nell'anno scolastico 2004-2005 ha infatti iniziato la propria attività il suo istituto alberghiero, un'eccellenza del settore, diventato presto un prestigioso punto di partenza per carriere lavorative in Italia e all'estero. I suoi allievi possono scegliere di frequentare indirizzi di studio dedicati ad accoglienza turistica, servizi di sala e enogastronomia. Chi sceglie quest'ultimo indirizzo ha la possibilità di apprendere le principali ricette della cucina nazionale e regionale. Molto apprezzato è anche il corso di pasticceria, attraverso il quale i ragazzi imparano a realizzare vari tipi di dolci, con ricette più o meno elaborate, ma sempre molto golose. Le competenze acquisite, unite alle conoscenze linguistiche e alle molteplici esperienze pratiche, hanno posizionato l'Istituto fra i primi a livello nazionale per l'occupazione post-diploma, con l'85% degli occupati entro i primi 2 anni dal conseguimento del titolo. Piatto principe della tradizione locale è la panissa, incontro armonioso dei prodotti della risaia e dell'orto, della vigna e della stalla. Oltre al riso, i principali ingredienti della sua versione vercellese sono i fagioli borlotti di Saluggia o di Villata, il lardo, abbondante vino rosso Barbera e il salam della Doia, un insaccato di carni di culatello, spalla, coscia e coppa macinate con grasso di pancetta. La gustosa miscela viene insaccata in un budello di manzo e messa a maturare nello strutto all'interno della doia, il recipiente di terracotta che si dice abbia dato il nome a gianduia, l'allegra e godereccia maschera del carnevale piemontese, in origine Joan della Doia, ovvero Giovanni del Boccale.
Una volta impiattata, la panissa viene guarnita con gustosi involtini di cotenna. Le regole della partecipanza sono rigorose. Se il legname assegnato a sorte non viene interamente raccolto entro i termini stabiliti dallo statuto, è la partecipanza stessa a provvedervi. Con i suoi 800 anni di esistenza, il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è la più antica proprietà forestale del mondo. Ora quanti quintali? 21 e 8. Bon, allora porta la riparo. Certo. Oltre ad essere certificato FSC, il marchio della gestione forestale responsabile, dal 1991 è anche parco naturale. La gestione di questo prezioso bene pubblico è particolarmente onerosa e ogni anno la partecipanza deve fare i conti con le spese, soprattutto quelle relative al personale forestale e amministrativo, costi parzialmente coperti dalla vendita del legname da ardere. Con i suoi circa 600 ettari di superficie, il Bosco delle Sorti è davvero minuscolo. È però un bene di valore inestimabile, al centro dell'attenzione internazionale per le sue oculate regole di gestione. Il tramonto tinge d'oro il delicato mantello, che pare proteggere il sonno della terra dal gelo dell'inverno, in attesa della primavera che chiamerà il risveglio. E la primavera arriva, nella perpetua alternanza delle stagioni. Il sole dipinge il bosco con pennellate di fuoco. Le nuove foglie rivestono i rami togliendo agli alberi l'aspetto spettrale dell'inverno. Il Bosco delle Sorti diviene quasi irreale. Alla mente ritorna la memoria delle creature che popolano le fiabe. Elfi, folletti, fanciulle fatate. Al canto gioioso degli uccelli, le creature del bosco lasciano i rifugi invernali e riprendono vigore. Il fascino emanato da questo antico luogo esercita una grande attrazione su chi si dedica a celebrare riti tipici dei popoli che un tempo abitavano la pianura. Per i Celti il bosco era un tempio naturale, era il luogo nel quale le forze divine manifestavano la loro presenza. Il matrimonio celtico è un emozionante rito che unisce i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra, simboleggiando l'unione degli sposi secondo l'antico spirito dell'Anam Cara, anima amica in gaelico. Nelle foreste
cielo e terra si incontravano. E in questo tempio sacro, senza limiti, i druidi erano soliti svolgere rituali ereditati da popoli ancora più antichi. Già in aprile si allagano le prime risaie e gli uccelli che da esse traggono il cibo si appostano sugli argini. L'ibis, paradossalmente ormai del tutto estinto in Egitto, dove gli venne dato l'appellativo di sacro, è ormai il signore di questo regno d'acqua. Gli anfibi sono parte consistente della sua dieta. Non hanno altra difesa se non la capacità di mimetizzarsi nel fogliame. Non ci sono però solo gli ibis. Nella bella stagione, molte specie di limicoli e ardeidi frequentano la risaia in cerca di prede. Il Bosco delle Sorti ospita la più importante garzaia del Piemonte. Ogni anno, decine di coppie di aironi e nitticore costruiscono il loro nido sulla sommità di grandi querce e durante il giorno centinaia di esemplari fanno la spola dai luoghi di alimentazione a quello di riproduzione. Le sensazioni di pace e serenità che si possono godere in questo luogo magico spingono Nimes e Carlo a frequentarlo anche al di fuori del periodo di taglio. Il bosco è per Nimes una ragione di vita e mai ne ha avuto paura, neppure da bambina. In montagna portavamo le bestie al pascolo, no? Poi la sera andavamo a prenderle noi. Io con 7-8 anni, io da solo, magari con mio fratello, andavamo su al buio, era già tramontato il sole, andavamo su, facevamo magari 3 o 4 chilometri a piedi andare a prendere questi animali. E mio papà non voleva che ci raccontassero delle favole negative, perché poi mi ricordo proprio come fosse adesso, che diceva sempre: mi raccomando, non fate paura ai bambini, raccontate le favole belle. Anche al buio, non ho paura, anzi, le ombre avevano una forma di qualcosa. Dietro quelle piante c'erano delle forme, delle ombre che sembrava ti parlassero, ti... A volte dico, ma si vede che ho la fantasia, che va un po' per suo conto, pazienza, però queste cose a me piacciono molto. Il suo amore per l'ambiente naturale è sconfinato. E da questo deriva un grande rispetto per tutte le forme di vita del bosco. Vedere una foglia che si muove, una qualcosa così, per me è importante. Gli animali mi piacciono e tutto, però sono meno attaccata agli animali che alla natura. Perché l'animale, se lo addomestici, se ci stai dietro e tutto, le fai fare quello che vuoi. Invece la natura è proprio una cosa diversa. E anche rispettare la propria natura, perché non puoi andare qualsiasi cosa, va bene, buttala giù, rompila, tagliala, strappala, non è giusto. Mio papà ce l'ha sempre fatta rispettare. Se vedeva, non so, che rompevi un ramo, una pianta, se non c'era il motivo, perché gliel'hai rotto? È proprio il modo di come uno le cose le forse te le ha fatte toccare con mano, non so, sarà anche quello. Per me vale moltissimo questo. Da 800 anni il Bosco delle Sorti
ricorda com'era la pianura che dalle pendici delle Alpi scende al Po. Un manto sconfinato di verde, di cui è rimasto un piccolo lembo che le passate generazioni hanno saputo conservare e custodire. Nimes, Carlo e tutta la partecipanza di Trino hanno l'onore e l'onere di salvaguardare questo prezioso patrimonio del nostro paese per lasciarlo in eredità alle generazioni future.